presentati a Saint Vincent i corsi dell'Accademia Musicale, con alcune novità. Luca Crétier, membro del gruppo folcloristico No Saint de Saint Vincent, cerca fisarmonicisti. E allora ecco l'idea di unire le forze con l'Accademia Musicale. Allora, l'idea è nata perché noi stiamo cercando dei fisarmonicisti per mantenere la nostra tradizione, quindi abbiamo contattato il maestro Alex Danna, lui ci ha dato la sua disponibilità per insegnare fisarmonica e poi con l'Accademia Musicale siamo riusciti a trovare un buon compromesso con questa poi nuova sezione folk. E quindi fisarmonica, organetto più violino. Conosciamo alcuni dei docenti. Vincent Boniface, musicista poliedrico, è una delle novità dell'Accademia Musicale di Saint Vincent, dove insegnerà organetto diatonico. Come invogliare un giovane a imparare a suonare questo e altri strumenti del repertorio folk? Imparare questo strumento per l'organetto diatonico è una chiave d'accesso a una quantità di repertori infinito, perché è uno strumento che ha una diffusione capillare su tutta la faccia del pianeta. In Valle d'Aosta abbiamo una tradizione interessante di questo organetto, perché ci lega al Vallese Svizzero, alla Savoia, e ci permette di eseguire delle danze, accompagnare dei canti. Tutte e due le mani sono coinvolte, quindi è uno strumento che può fare il canto, l'accompagnamento, e che ci permette di far danzare le persone, ci permette di comporre le musiche che ci ispirano in qualche percorso melodico e che ci lega a tanti popoli del mondo. Quindi è questa una delle ragioni, credo, che possa valere il tempo di spendere un paio di ore a settimana per imparare uno strumento che ci potrà accompagnare tutta la vita. Caterina Bertoldo, direttore dell'Accademia Musicale da 14 anni, docente di pianoforte, ha visto crescere tanti giovani musicisti, molti dei quali hanno raggiunto il traguardo del diploma di conservatorio. A che età si può iniziare lo studio del pianoforte e perché studiare pianoforte? Generalmente l'età che noi consigliamo è dai 5 anni, soprattutto se i bambini frequentano un corso di propedeutica, forse la motivazione è ancora maggiore, quindi generalmente i 5 anni vanno bene per tutti. Perché studiare pianoforte? Forse è uno dei pochi strumenti, o comunque la musica in generale, che forma la mente, forse forma anche, apre il cuore, credo. Marta Caldara, docente di pianoforte e canto corale, ha mosso i primi passi nella musica proprio all'Accademia Musicale di Saint Vincent. Che cosa farete nel corso di canto corale? Allora, il corso di canto corale non è proprio un corso, ma è un coro. Faremo un po' di didattica, alfabetizzazione musicale e ritmica, e faremo tanta musica, per lo più popolare, d'autore. Faremo, per quanto possibile, cultura, cultura della musica, cultura del coro, e staremo insieme. E per i bambini giocheremo anche, quindi faremo musica insieme, speriamo di essere tante, speriamo di divertirci, di fare magari in futuro qualche esibizione, di farci vedere in giro.